Per fare il croccante al sesamo abbiamo bisogno di 250 g di zucchero semolato, dove aggiungiamo un cucchiaio di miele e 40 ml di acqua. Fuoco dolce, non forte, perché non dobbiamo andare a bruciare il nostro caramello. Quindi aggiungiamo il cucchiaio del miele, così va bene. E qualche goccia di succo di limone. Facciamo sciogliere il tutto e dopo abbiamo bisogno di 200 g di semi di sesamo. Mescoliamo e facciamo sciogliere. Appena il tutto sarà sciolto, aggiungiamo i semi di sesamo, come ho detto poco fa, e li dobbiamo incorporare allo zucchero. Basta veramente qualche goccia, così. Quindi a questo punto guardate qua com'è chiaro, vedete? A questo punto vado a mettere tutto in una volta i semini di sesamo, mescoliamo energicamente e nel frattempo mi sono preparata carta forno con olio in modo da andarci a mettere sopra il nostro croccante di sesamo e con un mattarello vado ad appiattire il tutto. Perché si raffredderà subito, quindi schiacciamo un po' così. E mentre è mollo, con un coltello andiamo a porzionarlo.